Ospite Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania per il Movimento 5 Stelle, il movimento di Beppe Grillo. Ecco, innanzitutto voi non vi presentate solo in Campania. No, ci si presentiamo in altre quattro regioni che sono il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna. Ecco, come mai la Campania unica regione del sud? Perché questo non è che un movimento che viene deciso quindi dall'alto in qualche modo. Allora Calabria candidati, se i territori sono pronti a fare un'operazione del genere, la fanno come cittadinanza attiva. Ecco, parliamoci chiaramente. Una elezione vale la pena parteciparci se uno in qualche maniera ottiene qualcosa. C'è lo sbarramento del 3% per eleggere dei consiglieri regionali. Ecco, sì. Voi puntate a superare questo sbarramento. Sicuramente. E quindi, ecco, ma riuscite come movimento oggi già a esprimere il 3% dell'elettorato? Allora, io non lo so, può essere anche di sì e può essere anche che superiamo il 3%, però non è vero che partecipare a un'elezione va bene solo se si supera il 3%, perché oggi i cittadini di questa regione dopo tanto tempo fanno un atto democratico che non ha precedenti, avendo raccolto 13.000 firme e avendo presentato per primo le liste in tribunali, tutte firme vere e precise, ed è stato un atto talmente di forza democratica dei ragazzi, delle persone di questa regione, che anche se non arrivassimo al 3% ne sarebbe valsa tutta la pena. Voi riconoscete bene o male come vostro leader Beppe Grillo, un comico. Si dice che ci sta un film di qualche anno fa in cui Robin Williams da comico vince le elezioni negli Stati Uniti, ma secondo lei in Italia un comico può mai arrivare ad essere un politico? Allora, un comico non arriva non a essere... Non ti faccio la battuta che molti politici sono dei comici, però... L'ha fatta lei. No, l'ho anticipato. Però, diciamo, un comico può diventare un politico? Allora, no, cioè, dobbiamo fare una premessa. Lei ha chiamato Beppe Grillo il leader del movimento. Invece questo è un movimento che veramente non ha leader. E non è un modo di dire, è un fatto vero, perché attuiamo una metodologia di lavoro in rete. E quindi... perché vi chiamano i grillini? È perché i giornalisti chiamano sempre in qualche modo per identificare le persone e per creare una semplificazione. Ma invece noi siamo cittadini che tutti insieme in rete lavoriamo per prenderci il presente, per riprogettare il futuro. E Grillo dà tutto se stesso in questo progetto, come lo do io e come lo danno tantissimi cittadini. Allora non ha senso più parlare di leader nel 2010. Ecco, Beppe Grillo gira molto con un pullman. Sul pullman dice diverse cose che possono in qualche maniera spiegare e farci capire che cos'è questo movimento. Sì. In una intervista registrata appunto su un pullman, Beppe Grillo parla anche di un suo discorso che ha fatto a Oxford, che ha fatto in Inghilterra, dove viene, diciamo, intrapresa e capita in maniera completamente diversa la politica rispetto che in Italia. Lui di questo si stupisce. Io vorrei rivedere un brano appunto anche abbastanza ampio di questa intervista per poi parlarci sopra e capire esattamente chi siete, perché molti si domandano ma chi è il Movimento 5 Stelle. Stiamo a provare a spiegarlo. Vediamo questo Perfetto. Spezzone di Beppe Grillo sul pullman. Io ho fatto un pullman per portare un po' di, per avvisarli del pericolo che stanno correndo, perché noi esportiamo virus tremendi, politica, strategie del putaniere. Cambiamo chiunque venga in Italia una settimana, torna che è una persona diversa. Comunque mi hanno invitato per capire un attimo che movimento sta nascendo qua attraverso la rete. Sono curioso, sia gli inglesi, i tedeschi, la corruzione a tutti i livelli. Quindi il Movimento 5 Stelle bypassa i media che sono più o meno corrotti in tutto il mondo. Quindi i cittadini che si organizzano dal basso fanno dei movimenti come questo, come il 5 Stelle, su dei progetti per entrare nei comuni dal basso, comuni, regione, regioni, parlamento. È una cosa che incuriosisce. A Oxford erano tutti sotto shock, a Londra lo stesso, a Bruxelles. Mi hanno chiamato per parlare di energia a Vienna e ti dico che è fantastico. 800 viennesi al comune di Vienna, io un comico che guardavano tutti stravolti con gli auricolari, cioè le battute ridevano dopo 4 minuti e mezzo. Quindi per parlare di energia, dell'Enel che compra due centrali nucleari in Slovacchia, a 40 km dal confine, erano tutti preoccupati, centrali vecchie, insicure. Quindi interessano, e gli unici che non si interessano sono i media italiani di questo fenomeno, che non sono io, siamo milioni di persone, di ragazzi, di un'età media di 30 anni che vogliono riappropriarsi della politica del proprio paese. Incensurati, non iscritti a partiti, residenti nel posto dove vogliono andare a occuparsi della politica, coesi bene in questo movimento online,
si scalmano progetti, replicano cose che vanno bene da un comune all'altro, da una regione all'altra, non si possono fermare, non possono, questo movimento non può che crescere, crescere all'infinito, come un virus che si moltiplica esponenzialmente. Noi siamo quelli e per quello ci coprono informazioni, ci depistano, ma non ce la fanno. Guarda, questo è un movimento mondiale. Siamo in contatto con la Serbia, siamo in contatto con le Finlandia, siamo in contatto con i più grandi specialisti, scrivono premi Nobel sulla rete. E i premi Nobel, è bello questo, questa commistione tra un esperto di energia come può essere mondiale, Rifkin, Sachs o Lester Brown, che fanno progetti che poi vengono discussi da elettricisti, da idraulici, da artigiani. C'è la teoria e l'applicazione, nascono cose meravigliose, noi li riempiremo di progetti, è questo di cui hanno paura, basta che entra uno dentro, entrano 20.000 persone, entra un network con decine e decine di idee straordinarie che non costano miliardi, anzi fanno risparmiare milioni di euro le nostre idee, e non hanno speranza, possono solo che copiarci il programma e venirci dietro, Grillino è... siamo tutti Grillo. Quindi è proprio il nostro concetto, il movimento che nasce online e si propaga online, ognuno vale uno. Non ho mai detto che un parlamentare deve guadagnare poco. Io ho detto che un parlamentare non deve essere quello che è a volte, non per quello che guadagna. Anzi, se un parlamentare, un politico rappresenta delle persone, deve avere un l'autocompenso. Quindi poi queste saranno cose gestibili, che saranno gestite persona, che vanno da persona a persona. No, noi non siamo la perfezione, non siamo gli incorruttibili mai. L'incorruttibile era Hitler, era un incorruttibile. Noi abbiamo un grado di corruzione molto alto, che è molto più alto dell'offerta di corruzione, però la natura umana non è che noi la mettiamo a posto. Però noi siamo pronti, i meetup sono quello. Il nostro blog è come il treno che aveva scritto quel signore che non abbiamo mai saputo chi fosse, ma che ha dato la definizione del blog come un treno che non sa che sali, non c'è passeggiatore, non sai dove va, le fermate si fermano, non si ferma, non c'è il biglietto, non c'è neanche chi guida, c'è uno che chiede i biglietti ma non ci sono. E nel mentre uno sale, scende, non sa, chiede spiegazioni, si fanno conoscenze, conoscenze, conoscenze. Questi siamo noi, non abbiamo ancora un'identità, non siamo un partito politico, siamo un movimento che non si capisce, un'associazione. Ci conteremo tra un po' col movimento online, se saremo tanti allora sarà una grande idea. Se saremo tanti, 100, 200.000, che potremo buttare l'attenzione di 100.000 persone su un progetto e allora... Il progetto avviene, va appena iniziato, è solo esponenziale. Ah! Bene, questo è in sintesi quello che ama dire appunto Peppe Grillo sul pullman, l'ha ripetuto alle telecamere, però una cosa mi ha colpito, la definizione di fondamentalmente non identificazione di quello che siete che ha dato Peppe Grillo, cioè questo pullman, questo treno dove si sale, si scende, non si sa se c'è il controllore, cioè è difficile votare chi non si identifica, non è un limite del vostro movimento, perché uno che vi vota, vota che cosa? Vota se stesso, perché vota gli interessi totali dei cittadini, perché noi 5 anni che lavoriamo sul territorio e ogni giorno constatiamo una cosa, che dove ci sono gli interessi dei partiti, ma questo sempre, non ci sono gli interessi dei cittadini. E quindi la cittadinanza si riattiva lavorando in una metodologia di rete, di web, sia virtuale che fisica, si riappropria della conoscenza, che significa libertà, e va a gestire i propri interessi, perché noi siamo cittadini e loro sono i politici, e questa classe dirigente e politica di questo paese, di questa regione, deve essere totalmente annullata e lasciare spazio a una battaglia generazionale. Senta Grillo, ma voglio dirle un attimo una cosa, cioè... Io mi domando, voi nate appunto come movimento dal web, cioè la vostra nascita e anche la vostra crescita è grazie al web, grazie a Facebook. Come strumento. Come però. Strumento. La signora Carmela dei quartieri spagnoli, che il computer non sa assolutamente usarlo, certo. O comunque determinati esponenti della nostra
della nostra città, coloro che hanno un'età anche avanzata, cioè in come si possono riscontrare in voi se non sa, non è anche chi siete, perché non utilizzano il web.